Sono contento di Sì, vederti. io sto bene, come vedete siamo vivi, non siamo bombardati oggi, quindi Radio Maria lavora. Oggi abbiamo le feste in Ucraina, le feste delle nostre bandiere, questa gialla e blu, e domani avremo il giorno delle indipendenze, quindi un po' abbiamo la festa nazionale oggi e domani. Senti Alessia, raccontaci un po' come hai fatto, come avete fatto a portare avanti Radio Maria e quindi anche la speranza in tutti questi 2 tremendi anni che avete vissuto. La speranza è una cosa che davvero qui abbiamo bisogno, no? È proprio il compito di Radio Maria. Quando la guerra si è cominciata, è proprio una tra le cose che ho capito, forse tra 3-4 mesi, che senza speranza non è possibile. Perché i primi giorni della guerra tutti ci dicevano: dovete scappare da Kiev perché non c'è speranza, l'Ucraina perde, Kiev sarà preso dai russi, quindi tutti dicevano non c'è la speranza, però alla fine abbiamo deciso dobbiamo stare con la nostra gente, con i nostri ascoltatori, e anche se a noi qui allo studio è difficile, dobbiamo portare questa speranza. Quindi poi mi ricordo che una signora ci ha chiamato al telefono, al diretto, lei ha detto: Padre, ma grazie che voi siete rimasti qui a Kiev, perché per me proprio la presenza di Radio Maria è stato il segno della speranza. Ogni mattina mi alzava, accendeva radio e sentivo se c'è Radio Maria, quindi vuol dire che Kiev non è preso, che tutto a posto, Radio Maria funziona, e lei diceva che questo mi dava la luce, la speranza, e già poteva funzionare tutto il giorno tranquillo. Proprio la presenza di Radio Maria c'è stato un segno per la gente, no? Che c'è la speranza. Se Radio Maria funziona, quindi tutto a posto, Maria è con noi, Gesù con noi, nessuno ci succede. Difficoltà più gravi che avete dovuto superare. Ha tante difficoltà, perché la guerra è già da 3 anni, i primi anni è un po' di paura, un po' di disperazione. Poi dopo non abbiamo avuto le benzine in Ucraina perché tutto è stato distrutto, non abbiamo potuto muoversi. Poi dopo c'è stato il momento quando per la prima volta ci mancava elettricità. Adesso già, quando si è cominciata l'estate, questa estate di quest'anno di nuovo, quasi per 2 mesi non abbiamo avuto elettricità, qui proprio tutto è stato rotto dai russi, quindi abbiamo funzionato soltanto grazie al generatore. Adesso abbiamo elettricità, adesso più o meno la situazione si è stabilizzata, ma forse le cose più difficili è proprio di leggere le notizie, anche di sentire i nostri ascoltatori, perché per esempio quando ci chiama una persona, una mamma, e dice il mio figlio è stato ucciso, no? Ma non è possibile, no? È molto difficile di dire qualche cosa, di comunicare con questa signora. Forse un'altra ci chiama e dice: il mio figlio adesso sta in Russia, è stato catturato, proprio sta in prigione in Russia, no? Pregate per il mio figlio, e tanti abbiamo questi, no? Questo è un po', proprio, per noi è molto difficile, no? Davvero è difficile, la gente soffre tanto, 3 anni di sofferenza, proprio in tutto, no? E anche adesso forse la cosa più difficile, siamo stanchi, sì, siamo stanchi della guerra. Quasi 3 anni, non sappiamo quando si finisce, e la gente non sa che cosa fare. C'è la gente che dice: ma qui in Ucraina è difficile, bisogna trasferirsi, non so, in Polonia, in Germania, in Italia.
altra gente che vive all'estero dice: ma all'estero è difficile, non siamo suoi, abbiamo nostalgia delle patrie, e questa gente vuole tornare qui in Ucraina. Proprio è il momento quando non c'è la sicurezza. È proprio questa è l'emissione di Radio Maria: quando dappertutto non c'è la sicurezza, l'unica cosa sicura è il Signore. È proprio così, no? Quindi proprio il vostro compito è aiutare la gente con la fede e con la preghiera. Sì, è proprio questo, no? Di far vedere la luce, di far vedere la speranza, di dire che in questo mondo dove ci sono i pericoli, dove non c'è la speranza, le cose sicure, c'è la Chiesa, c'è il Signore, e in ogni momento, in ogni circostanza, in ogni territorio, qui in Ucraina, forse all'estero, possiamo rivolgersi a Lui. E lui è proprio vicino a noi. Questa è una cosa proprio che manca alla gente, di dare questa sicurezza, la sicurezza che sta proprio nel Signore. Senti, Alisei, come fate a far funzionare la radio? Come fate a far funzionare la radio tutto il giorno? Cioè, dove prendete le forze, dove prendete gli aiuti diciamo, dei conduttori, dove prendete anche le risorse finanziarie? Ma prima di tutto, abbiamo bisogno delle risorse spirituali, e proprio qui vicino c'è la cappella. Proprio io ogni giorno qui, ogni mattina comincio da qui. Proprio quando sei con il Signore, quando sei nelle parole di Dio, quando tu preghi, proprio poi trovi tutte le forze, tutte le risorse per andare avanti. Senza questo non è possibile. Vedo queste cose nei nostri volontari. Ogni tanto vengono e dicono: Padre, io non ce la faccio più, non so come vivere. Proprio l'unica cosa che posso davvero dire a questi nostri volontari: qui c'è la cappella, vai a pregare, e fai questo ogni giorno. E questo è davvero aiuto, proprio aiuto spirituale. Le altre cose, per me è un miracolo. Se Radio Maria esiste qui in Ucraina, se c'è la gente che ci ascolta, che la gente che è povera, la gente che adesso cerca di aiutare tanto all'Ucraina, all'esercito, ai nostri soldati, in questo momento abbiamo queste offerte, per noi un miracolo, il segno che davvero Radio Maria è il radio amato dalla gente, e la gente vuole aiutare. Alla fine, una difficoltà dopo l'altra difficoltà, e sempre dobbiamo superare queste. Ogni tanto posso dire che anch'io proprio posso venire qui: Signore, non so come fare. Anche prego alla Madonna, ma è il tuo radio, non il mio radio, è il tuo. Aiutaci, aiutaci. E sempre abbiamo risposto. Non è facile, ma alla fine radio funziona, la gente ascolta, nonostante tutte le difficoltà. Andiamo avanti. Domande, Padrino? Altre Come? domande, Padrino? Volevo dire, Alexei, credo che vi abbia molto aiutato anche la fede mariana del vostro popolo. Sì, davvero. Abbiamo qui in Ucraina proprio questi santuari della Chiesa cattolica, della Chiesa orientale, ortodossa. Quindi, anche proprio ieri ho fatto una trasmissione a Radio Maria, proprio 2 giorni prima del giorno di indipendenza dell'Ucraina. Ho raccontato proprio la storia di Maria qui in questo popolo. Anche io ho fatto una piccola ricerca, anche ho trovato che anche 1000 anni fa proprio uno tra i primi principi dell'Ucraina, che si chiamava Yaroslav, proprio lui 1000 anni fa ha fatto un atto di affidamento alla Madonna. Ha affidato alla Madonna, ha consacrato tutto il territorio dell'Ucraina. Quindi,
quindi per me è il segno. E anche poi ieri ho parlato con la gente per far ricordare che anche padre, Santo Padre Francesco nel marzo 2022 proprio ha consacrato al cuore di Madonna non soltanto la Russia, come ha chiesto Madonna Fatima, ma anche l'Ucraina. E quindi per noi questi sono i segni, che c'è la Madonna, che c'è qui, che lei è vicino a noi, e questo è importante. Alessei, vedo però che questa diciamo devozione alla Madonna si esprime anche in un lungo pellegrinaggio di anni degli ucraini a Međugorje. Qual è la forza che viene da questo pellegrinaggio che voi ucraini da tanti anni fate a Međugorje, per cui la vostra presenza è fra le più numerose di tutta l'Europa? Padre Livio, posso dire, almeno penso che il mio pensiero, che proprio Međugorje è stato famoso in Ucraina da 8 anni, e anche penso che grazie a Radio Maria, perché ancora 10 anni fa sì, in Ucraina è stato conosciuto Međugorje, però proprio tanti pellegrinaggi a Međugorje, sono sicuro che proprio Madonna ha creato qui in Ucraina Radio Maria, anche per il motivo che qui a Radio Maria dobbiamo parlare della sua presenza a Međugorje. Perché gli ucraini sono così tanti adesso a Međugorje? Io posso dire che per la prima volta sono stato a Međugorje mezz'anno prima della guerra, cioè aprile 2021, proprio mezz'anno prima della guerra, è stato il tempo di coronavirus. Quando siamo venuti a Međugorje praticamente non c'è stato nessuno, però sono stati tanti ucraini, tanti, davvero, migliaia degli ucraini. Con noi c'è stata una signora da Kiev, lei non è cattolica, lei è ortodossa. Ogni sera abbiamo fatto un incontro con il nostro gruppo dei pellegrini, e anche avevamo fatto così condivisione, come è andato questi giorni, che cosa ha sentito, quali le preghiere c'è stata. E questa signora ortodossa, non cattolica, lei proprio ha detto le parole per me profetici. Lei ha detto: io ogni tempo, tutto il tempo qui a Međugorje penso, ma perché così sono tanti gli ucraini qui adesso a Međugorje? E lei mezz'anno prima della guerra ha detto: ma forse in Ucraina dovrebbe succedere qualcosa del male, e proprio Madonna ci chiede che gli ucraini devono venire qui per pregare. Proprio, poi dopo ho dimenticato queste parole. Quando si è cominciata la guerra mi sono ricordato e pensavo: ma forse lei, questa signora, ha avuto la ragione. Proprio Madonna ha cominciato di chiamare così numerosi ucraini a Međugorje proprio per pregare per la patria, per la pace innanzitutto, per il fine della guerra. Questa è la mia risposta. Caro Alessei, cosa possiamo fare noi oltre alla preghiera per aiutarvi a resistere e andare avanti? Le cose che più difficili che adesso aspettiamo, perché già adesso abbiamo esperienza delle guerre, e già adesso possiamo dire che probabilmente per noi ci sarà l'inverno molto difficile, perché i russi continuano a distruggere tutta questa infrastruttura di elettricità, e praticamente pensiamo che nell'inverno saremo senza elettricità, e quindi abbiamo bisogno di trovare i modi per proteggere il radio, per comprare la benzina, per comprare quelle batterie, accumulatori di sole. Quindi adesso cerchiamo i modi
per provvedere tutte queste cose. Questo potrebbe essere davvero un aiuto, perché qui Radio Maria in Ucraina, nel tempo di inverno, che potrebbe essere abbastanza freddo, non come in Italia, perché qui l'inverno in Ucraina, meno 10, meno 5, meno 15 è temperatura media, no? Quindi potrebbe essere molto difficile. Già adesso noi pensiamo, ma cosa dobbiamo fare per questo inverno? Ma anzitutto penso che vorrei chiedere la preghiera. Io non so, almeno qui a Kiev adesso tanti cattolici, non soltanto cattolici, hanno cominciato forse da 2 mesi a pregare: Signore, ti preghiamo perché questa guerra si finisce in quest'anno. Tanta gente davvero prega e crede che fino alla fine dell'anno la guerra sarà finita. Almeno io sento questo da tanta gente. Tutti aspettano fine della guerra, anche se la situazione di guerra proprio non fa vedere. Potrebbe essere un miracolo, e per questo miracolo adesso noi preghiamo. Anche vorrei chiedere agli ascoltatori italiani di pregare per il miracolo di pace, per fine di questa guerra. Certo, grazie Valessiei. Allora ti chiediamo di fare un saluto a tutti i nostri ascoltatori che hanno l'Ucraina nel cuore. Grazie. Un caro saluto dall'Ucraina, da questa nostra sede di Radio Maria. Abbiamo qui, come vedete, la Madonna di Medjugorje, quindi la Madonna è la nostra madre che ci unisce. Ucraini, italiani, inglesi, americani, tutti gli altri. Abbiamo la madre che è sempre con noi. Grazie. Un abbraccio da parte nostra, Alexei, anche da Roberta. Ecco, vuol dire qualcosa Roberta? Sì, direttore di Radio Maria Ucraina, volevo sapere se era possibile visitare gli studi brevemente per Sì, quello che si può fare, certo. padre Alexei, è possibile? Sì. Vorremmo che gli italiani entrassero in Radio Maria Ucraina. Allora, penso che mi vedete. Abbiamo Sì. la stanza grande. Questa è la stanza per i nostri ospiti. Grazie, padre. Quando abbiamo i nostri incontri di Radio Maria, di solito siamo seduti su questa tavola. Questa è la stanza per i nostri ospiti, anche per i nostri incontri. Qui abbiamo la cappella, adesso cerchiamo di entrare. Abbiamo piccola, la nostra cappella, però abbiamo proprio dall'inizio. Adesso sì. Ecco, la nostra cappella. Qui abbiamo la croce, Madonna, Gesù Cristo, la Divina Gesù Misericordioso. Quindi questa è la nostra piccola cappella di Radio Maria. Anche abbiamo tanti fiori, abbiamo un nostro ragazzo che proprio adesso mi aiuta di girare. Lui è proprio innamorato in fiori, e lui cerca dappertutto a mettere questi fiori. Quindi anche nella nostra cappella abbiamo tanti questi fiori. È la prima cosa che abbiamo notato già all'inizio della guerra. Dicevamo: guarda quella ca la cappella di Radio Maria Ucraina, com'è viva, bellissima. Anche posso far vedere. Qui abbiamo questo fiore, non so come si chiama. Anche qui abbiamo queste pietre di Medjugorje, Sì. cinque pietre di Medjugorje. Ah, sì, cinque Abbiamo anche sassi. pietre da, sì, abbiamo anche da Fatima, da Lourdes, abbiamo dalla Salette. Ogni posto dove sono stato io, forse sono stati i nostri lavoratori, ho chiesto: portate questi sassi da quelle terre sante. Anche abbiamo, Bellissimo. sì, è proprio tutta questa qui. Andiamo ancora a vedere. Sì. Qui abbiamo le stanze per i nostri lavoratori, ma lo studio adesso cerchiamo di vedere. Ecco, è libero. Adesso non abbiamo diretta, possiamo entrare. Ecco, lo studio di Radio Maria. Abbiamo 3 stanze. Questo è lo studio per la diretta. Ok, la Penso regia. come tu,
La regia, abbiamo una cosa forse che abbiamo invitato noi, abbiamo fatto questa cosa perché facciamo anche video per YouTube, per Facebook, e questa cosa possiamo fare così, si muove, è un po' hanno invitato il nostro tecnico qui, è nascosto il microfono. È così un po' per fare video, innanzitutto per fare tutto così più interessante. Ecco, che cosa abbiamo? Abbiamo la Madonna di Fatima, proprio del primo giorno del nostro lavoro qui. E proprio questa Madonna è stata portata dalla Svizzera, da un monastero che purtroppo è stato chiuso. E a me hanno regalato questa è la Madonna di Fatima, e proprio mi hanno detto: padre, adesso questa Madonna si trasferisce dalla Svizzera qui a Kiev. È proprio la Madonna, proprio tutte le cose che facciamo qui a Radio Maria, tutte le nostre preghiere dirette, lei ha visto tutto nella sua presenza. C'è San Michele Arcangelo sul mixer. Sì, è proprio Michele Arcangelo, abbiamo messo il primo giorno della guerra, quando la guerra si è cominciata. Giusto. Abbiamo deciso che Kiev è sotto la protezione di San Michele, Ucraina è sotto la protezione di San Michele, allora deve essere qui nello studio perché è anche protettore dell'esercito e crediamo che aiuta proprio a difendere le patrie, quindi abbiamo San Michele Arcangelo. Ecco, questo è lo studio delle regie, e abbiamo anche qui una piccola Madonna di Guadalupe, anche lei è sempre qui. Bene, questo è lo studio, andiamo avanti. Sì. Qui abbiamo un altro studio, questo è grande, questo è per gli ospiti, per quando abbiamo tanti ospiti, quindi qui c'è questa tavola e possiamo fare i programmi di trasmissione proprio qui. Sì. Che cosa c'è ancora? Ancora abbiamo un piccolo studio, il terzo. Sì. Ecco, ancora un altro studio per i nostri lavoratori, quando loro lavorano, scrivono qualche cosa, proprio usano questo studio. E andiamo a vedere l'ultima cosa che vorrei far vedere adesso. A noi ci manca lo spazio qui, andiamo avanti. Ecco, andiamo qui. Qui c'è entrata, di nuovo fiori. Sì. Tanti fiori. Qui sono le fotografie dei nostri ospiti. Questo è il nostro nunzio, il nostro metropolita, i nostri volontari e così via. Ecco, e andiamo a vedere questo. Abbiamo anche qui la Madonna di Medjugorje, e proprio alla fine vorrei una storia un po' ridicola di questa Madonna. Una nostra volontaria, ragazza, ha deciso di fare un regalo per Radio Maria. Questa Madonna è stata tutta bianca, non colorata. Questa ragazza è un'artista, lei sa dipingere con tutte queste cose, fa molto bene. Proprio lei ha fatto questo. Lei mi ha chiamato e mi ha detto: padre, ma prendi la macchina e vieni a prendere questa Madonna. Io ho preso la macchina, ho portato la Madonna, però abbastanza grande, ho messo sulle sedie retro nelle macchine, proprio per portare, per non distruggere, ho coperto con qualche cosa, e mi hanno fermato la polizia. E la polizia mi ha chiesto di aprire le macchine, e proprio i poliziotti sono spaventati perché: ma tu che cosa stai portando? No? E ho dovuto spiegare: ma questa non è una persona viva, è la Madonna. Ma che in Ucraina, in tempo delle guerre, potete immaginare, i nostri polizianti un po' tutti seri, no? Hanno pensato che sono... Non so chi sono, forse un terrorista, non lo so. Sì. Allora, questa è la Madonna che proprio... io di solito quando vengo qui a Radio Maria, di solito
La saluto così. Si passa a salutare. Buongiorno Madonna, e poi vado a lavorare. Sì. Questo, no? Sì. Ok. Praticamente tutto È tutto. il nostro studio. Sì, Io tutto. vorrei Piccolo. chiedere, so che gli ascoltatori di Radio Maria, sappiamo tutti, hanno aiutato tantissimo Radio Maria Ucraina, c'è stato un boom e so che pregano ogni giorno per Radio Maria Ucraina, però adesso io vi chiedo, ma proprio di cuore, un applauso per tutto lo staff di Radio Maria Ucraina e per quello che ha fatto in questi mesi. Forza. Ancora abbiamo San Giuseppe, Ecco, qui vicino, non manca San Giuseppe. qui vicino abbiamo San Giuseppe, e la gente ci porta, quelle sono intenzioni di preghiera. Di solito mi chiamo qui, vengono i nostri volontari, prendono, poi leggono durante le nostre preghiere, e qui sempre San Giuseppe che proprio prega per tutte queste intenzioni di preghiera. Sembra che tutto, e anche vorrei chiedere scusa, sto cominciando a dimenticare l'italiano, adesso è No. molto difficile, c'è stato parlare italiano, no? Purtroppo da tanto tempo non sono stato in Italia, no? Ok. È stato bravissimo, padre Alexei, grazie di cuore. Grazie, padre. Grazie padre, un abbraccio. Grazie Grazie. padre, un abbraccio da Grazie. tutta Radio Maria Italia. Grazie, saluti a tutti gli ascoltatori di Radio Maria Italia, e anche ancora una volta vorrei chiedere la preghiera, perché davvero è difficile. Adesso il mio popolo, tutti noi siamo crocifissi, praticamente crocifissi, e tanta, tanta sofferenza. Io posso sorridere, posso raccontare le storie così ridicole, però nel cuore c'è, non c'è felicità, perché davvero è molto difficile. Grazie. Grazie. Coraggio, Radio Maria Corina, siamo con voi sempre. Un abbraccio. Grazie. Miki, a te. Eccoci, eccoci. Io ringrazio ovviamente Padre Alexei e anche Padre Livio tantissimo e veramente perché è stato un momento importante e potete immaginare, cari ascoltatori, quanto è stato complicato per Padre Alexei organizzare tutto. A proposito di questo, Padre Alexei ci teneva tantissimo di condividere con voi delle testimonianze proprio di amici di Radio Maria Ucraina. Quindi, Roberta, se tu sei d'accordo, io le farei vedere e le farei ascoltare queste testimonianze perché sono molto molto toccanti. Sono dei giovani ragazzi che testimoniano davvero, la loro fede. I'm a journalist by Sono education, a Mia model by Amina, ho 22 anni, profession, sono giornalista di by formazione circumstances e and modella call di of professione. Sono consciousness, diventata a volunteer. volontaria per circostanze e It per is difficult to coscienza. start È talking about difficile the war parlare in della guerra in Ukraine lately Ucraina ultimamente because it perché seems that sembra che words le have no persone non meaning, abbiano significato, they are siano empty. There vuote. is a reason for this. Il motivo è che I am sono haunted by a perseguitata da feeling of una sensazione rejection, di rifiuto e forgetfulness. di oblio. It seems that the Sembra che il world mondo is sia tired of stufo our di ciò events, che prejudice succede and qui, cries for help. delle nostre So the strategie. desire to Quindi talk c'è about sempre the meno war voglia di parlare appears della less guerra, and less, but ma oggi ci today proverò. I'll try. After the start, you might think that Dopo questo inizio, I'm desperate potete and pensare I'll che keep forse saying sono bad disperata things, e but I am che not. Today continuerò I'm recording this a video while in parlare. Kiev after another air Faccio attack questo that video qui a occurred Kiev dopo un tonight, altro attacco missilistico e and sono I'm qui here davanti a in front of voi you, un a po' little tired, stanca, but with ma a smile con il and sorriso confidence in e the con la future. fiducia nel futuro. Within me lives the power that Dentro di me exists c'è il only potere through che può venire solo dal support from sostegno God. di Dio. It seems Mi pare di that I dire will say very banal cose things molto that banali, you have already che heard, forse avete già but sentito, the ma la truth verità is that it è che is sono banal proprio things le that cose are quite banali che sono understandable. più They comprensibili, che testify and testimoniano e testify che testimoniano specifically. in modo This war specifico. came Questa and asked guerra è me, venuta a who is your chiedermi God? chi è il tuo Dio, What do you believe? in che cosa And credi, can you love your puoi amare enemies? i tuoi nemici.
Ero più che sicura di avere una fede forte, di poter perdonare e amare, ma mi sono resa conto che in quel momento non ci riuscivo. La guerra riesce a fare cose insolite, sorprenderti con la tua fede, sperimentare e costruire un rapporto con Dio durante la guerra è come una sfida per me. La mia fede ha subito una grande crisi. Io come persona sono stata vittima di distruzione, sono caduta, ho odiato, ho condannato, ho litigato con Dio e sono andata a cercare risposte nel mondo. Spesso ho riposto la mia fiducia nel mondo e nelle persone e alla fine ogni mio tentativo di trovare conforto in qualcos'altro si è concluso con un vero fallimento. Nessun'arma, nessuna promessa di questo mondo, nessuna negoziazione può darci le garanzie e la fiducia che viene da Dio. Questa guerra mi ha traumatizzato, ma ha dimostrato che posso contare solo su Dio. Con lui sono forte, con lui sono in grado di accettare la morte dei miei amici e con lui ho imparato veramente a tentare di amare e perdonare i miei nemici e non augurare loro la morte. Con lui non ho paura della morte. Con lui vengo a conoscenza della crudeltà di questo mondo e apprezzo il valore della fede e della vera intimità attraverso la comunione, la confessione e la predicazione. Nelle situazioni di crisi, quando tutti se ne vanno, inizi a capire che la fede è un grande dono ed è l'unica cosa che hai. Eccoci. Lei era Amina, 22 anni, modella. E a questo punto manderei anche subito Roman, prego. Hello. Ciao. My name is Mi chiamo Roman. Sono un attore di teatro e di cinema, volontario militare e volontario di Radio Maria. Vivo e lavoro nella città di Kiev, in Ucraina, dove attualmente è in corso una guerra. Molto spesso i missili russi cadono sulla mia città, uccidendo civili, bambini, soldati. Ma non ho paura, perché credo che Dio mi stia guidando sulla strada che io devo seguire. Ringrazio Radio Maria per avermi dato la possibilità di servire Dio, cercando di rendere Gesù il più presente possibile nella mia vita. Sostenete l'Ucraina, perché il male che oggi arriva dalla Russia si diffonderà se non verrà fermato. L'Ucraina vincerà questa guerra perché Dio è con noi. E secondo la verità, noi siamo su questa terra. Gloria all'Ucraina. Slava Ucraini. Heroiam. Slava. Eccoci. Breve ma intenso. Roby, io chiuderei queste testimonianze con la mitica Suor Lucina. Ah sì, la famosa Suor Lucina. Esatto. Bellissima. Sì. E poi, se me lo permetti, se abbiamo ancora tempo prima di collegarci con Sara. Sì. Una breve testimonianza, un breve saluto dalla Bielorussia, perché sì. A proposito di zone particolarmente toccate da guerre o diciamo situazioni politiche abbastanza complicate, la Bielorussia, noi sappiamo esiste Radio Maria in Bielorussia, volevano farci un piccolo saluto. Ottimo. Passiamo a Suor Lucina. I am from Poland. Buonasera, I live in Ukraine. Sono a tutti, sono Suor Lucina e mi chiamo Suor Lucina, vengo dalla Polonia, vivo in Ucraina da 32 anni. All'inizio lavoravo con i bambini e con i giovani nella chiesa e nella scuola di Kiev, ma 12 anni fa ho iniziato a lavorare per Radio Maria. La mia vita e il mio lavoro non sono facili durante la guerra in Ucraina. Ogni posto è molto pericoloso, soprattutto a Kiev, dove ormai viviamo quasi senza elettricità.
Spesso sentiamo molte sirene, sia di giorno che di notte. Dobbiamo andare nei rifugi. Ogni mattina, quando inizio un nuovo giorno, ringrazio Dio per la notte e per il nuovo giorno. Durante la guerra tutti devono essere pronti ad incontrare il Signore e ricordare il suo amore. In questo difficile momento di guerra è bene guardarsi intorno e vedere se qualcuno ha bisogno del nostro aiuto, di cibo, di un posto dove vivere o di aiuto medico. Abbiamo tanti volontari che ci aiutano. Abbiamo invitato tante persone alla Santa Messa e ogni giorno all'adorazione in chiesa e alla preghiera a casa con le famiglie. La gente è molto stanca perché la guerra va avanti da molto tempo. Molte persone se ne vanno, soprattutto donne con bambini. Molte famiglie sono distrutte. Gli uomini restano a combattere e le donne vanno a vivere in Polonia, Germania, Stati Uniti e in altri diversi paesi. Dopo due anni di guerra, la situazione delle famiglie è molto difficile. A volte un soldato torna a casa, ma è un uomo diverso. Sua moglie e i suoi figli non capiscono e la convivenza non è più possibile. È una situazione molto difficile perché la moglie vive da sola con i figli senza il marito. Un altro aspetto è che molte persone tornano senza mani, senza gambe. I bambini non possono vivere normalmente se la loro scuola non ha un rifugio. Ogni notte abbiamo il coprifuoco da mezzanotte alle 5 del mattino. Nessuno può andare e venire durante questo orario. Alla fine però ho una buona notizia per tutti. Grazie mille per le vostre preghiere per noi che viviamo in Ucraina. Per noi è un grande aiuto perché ricordiamo voi e tutti coloro che ci portano nel cuore. Siamo contenti di Radio Maria, dove tutti possono sentire parlare di Dio e trovare aiuto. Grazie per la vostra attenzione, grazie mille perché vi ricordate di noi, grazie mille perché voi restate con noi, con me, ogni giorno durante la guerra. Grazie, a presto. Eccoci. Adesso, dopo Suor Lucina, che è un pilastro di Radio Maria Ucraina, e non è, anche lei con padre Alexei, non è mai mancata un giorno. È una guerriera, Suor Lucina. Assolutamente. È una vera guerriera, sì. Assolutamente. Con lo spirito e anche con proprio il suo, la sua vita, la sua testimonianza. Sì. È vero. Adesso, come vi dicevo, andiamo in un salto proprio veloce in Bielorussia. Sapete quali sono le difficoltà e la Chiesa Cattolica quanto in questo momento sta soffrendo, particolarmente soprattutto i sacerdoti. Molti sacerdoti sapete perfettamente che purtroppo sono stati anche imprigionati proprio. Chiedo cortesemente se c'è la possibilità, grazie, di mandare in onda Eugenia. Hello, this is Eugenia. Ciao, sono Eugenia di Radio Maria Bielorussia. È molto importante per me poter dire grazie a tutti voi, cristiani in terra italiana, per questo grande dono per tutto il mondo, qual è Radio Maria.
La piccola radio parrocchiale è andata ben oltre i confini di una piccola chiesa locale e ha unito il mondo intero in un'unica incredibile parrocchia. Quando abbiamo fondato la radio in Bielorussia 9 anni fa, non potevamo neanche immaginare quello che sarebbe diventata ora. Una radio che permette ai cuori di rimanere teneri nonostante la realtà difficile che ci circonda, di sentire la presenza di Dio ogni minuto, nelle parole e nelle voci, nella musica, nelle preghiere. Nel nostro paese, nella situazione attuale, questo è anche un modo per lottare per i nostri valori e preservare la nostra cultura e la nostra lingua. Grazie per questo strumento, grazie per aver condiviso con noi la vostra passione attraverso il carisma di Radio Maria. Ne abbiamo davvero bisogno. Grazie, grazie a Dio e a Maria Santissima per la radio che ci permette di vivere felici e di morire senza paura. Eccoci, Roby, eccoci a noi. E anche oggi, come ieri, per altri motivi e come l'altro giorno, insomma, ci lasciano senza parole queste testimonianze. Questa è la vera missionarietà di Radio Maria.